Buonasera a tutti e benvenuti al secondo dei 5 appuntamenti con Venti di Famiglia. Questa volta abbiamo cercato di dare qualche spunto di riflessione affrontando il tema della solitudine. Ci apprestiamo a vivere un Natale diverso dopo un anno difficile e che ha influenzato molto le relazioni, le amicizie e gli affetti. Sul sito della comunità trovate il sondaggio relativo a questo tema, a cui potrete ancora rispondere per qualche giorno. Dalle risposte arrivate finora, ci è sembrato interessante mettere in risalto che le categorie che più hanno risentito della solitudine sono nonni e persone anziane, figli, ma anche figli e malati. Per quanto riguarda le cause della solitudine, la maggior parte delle persone le ha riscontrate nell'incapacità di dialogo, nel farsi capire, ma anche nell'egoismo e nella ricerca del successo personale. Per quanto riguarda l'esperienza personale di chi ha risposto, il 30% ha confermato di aver sentito durante questo periodo il peso della solitudine, ma di aver trovato un conforto a questa condizione nella presenza di una rete familiare forte, di affetti familiari stabili e dell'aiuto degli amici. Ed ora passiamo a questa sera e sullo stile della scorsa volta vi proponiamo in questo breve filmato alcuni spunti di riflessione. Ciao a tutti. Mi è stato chiesto di condividere con voi alcune parti del mio lavoro. Si tratta di una ricerca che sto effettuando per un esame dell'università e sto facendo un po' uno studio su come questo periodo abbia influito sul senso di solitudine che ciascuno di noi ha sicuramente sentito accentuarsi in questi mesi. E ho intervistato molte persone, anziani soli, famiglie italiane e straniere, che si trovano a risiedere lontane dai loro familiari stretti. Poi anche nonni che, seppur distanti per poche centinaia di metri dalla casa dei nipoti, non possono incontrarli se non via web. Oppure anche ragazzi e bambini che non possono frequentare i loro amici. Beh, insomma, ho ascoltato veramente tante persone. Vi faccio vedere adesso un pezzetto della mia intervista fatta a Giusy. Cosa le è mancato a Giusy e cosa le manca di più in questo periodo un po' di restrizioni, di limitazioni che ormai va avanti da febbraio? Sicuramente gli affetti più cari, i figli con le loro rispettive famigliole, li ho sentiti, li sento, ma li vedo anche perché ho imparato a vederli tramite il telefono, però ovviamente manca quel contatto umano che ci fa sentire vicini per abbracciarsi, per relazionarsi, per gioire e anche per piangere insieme. Vero, vero. Ma lei vive da sola? Purtroppo sì, sono vedova da qualche anno e mi è mancato quindi anche quel semplice contatto umano con la gente, quel poter scambiare due parole con i vicini. Ho fatto anche l'esperienza di fare la spesa frettolosamente al supermercato, anche se non è stata poi completamente negativa, nel senso che sapendo che fuori c'erano le persone ad aspettare, non ci schiavi davanti allo scaffale della Nutella per scegliere velocemente e via. E quindi così. E come ha vissuto un po' questo tempo, cioè nonostante tutte le difficoltà? Beh, non è facile, ma lo affronto serenamente, nel senso che cammino molto per ovvi motivi in casa e non sono teledipendente, non seguo le notizie sul cellulare o sul tablet, leggo e non per ultimo prego tutti i giorni e più volte al giorno. Ah, quindi cioè, prega molto e le sarà anche mancato allora non poter partecipare alla messa, giusto? Sì, prego, sì, moltissimo e prego con il Vangelo, con la liturgia delle ore, la vita dei santi.
portandomi così alla consapevolezza che nostro Signore sa dove ci sta portando. E questo annulla la paura. E lui ha un disegno per ognuno di noi. Poi seguo sempre la Santa Messa, questo è indispensabile. Finché c'è, non ci rinuncio. Poi partecipo anche agli appuntamenti streaming che ci sono nella parrocchia, anche se non è la stessa cosa come partecipare in presenza. Lo vivo magari un pochino più concentrata perché sono da sola. L'ascolto è un po' più concentrato, anche se in questo caso manca sempre l'unione che si crea con la preghiera insieme, ecco. Quindi, prendendola con serenità, credo che posso dire che quest'anno la casa è davvero diventata la chiesa domestica. Una chiesa domestica? In che senso? Esatto. Nel senso che spero che in questo periodo tutti possano aver fatto l'esperienza di riscoprire la bellezza della preghiera in famiglia, nel saper testimoniare con la parola di Gesù la quotidianità tra le mura domestiche. Questo lo faccio spesso anch'io, anche se sono sola, cioè magari quando sento amici, qualcuno, oppure i miei nipoti, mi esce nel parlare spesso di fare riferimento a Gesù o ai passi del Vangelo. Avete visto? Questo è solo un piccolo estratto di questa bellissima intervista fatta a Giusy. Sapete, lei mi è venuta subito in mente, perché vive da sola, ma la vedo comunque sempre sorridente. Anche oggi, dopo tutti questi mesi, diciamo da sola, no? E invece ora vi faccio ascoltare un pezzettino dell'intervista che ho fatto a Camillo. Buongiorno Camillo. Per prima cosa, come stai ora? Mi sembra bene. Buongiorno signor Mattia. Ora direi proprio meglio. Sono rientrata a casa dopo quasi 6 settimane fra isolamento e ospedale. Ora sono finalmente insieme alla mia famiglia e quindi mi sento molto meglio. Camillo, ma quindi raccontaci un po' questa tua esperienza. Cosa vi devo raccontare? Sono sposato da 15-16 anni e ho 2 figli, 12 e 9 anni. E faccio il fattorino in una grossa azienda e eseguo delle consegne a domicilio. I primi giorni di ottobre il più piccolo dei miei figli, è stato messo in quarantena perché la sua maestra è risultata positiva al Covid. Quindi l'ATS ci ha fatto fare subito il tampone, che è risultato chiaramente positivo, anche se lui chiaramente, essendo così piccolo, era sintomatico. Quindi perciò alla fine tutta la famiglia, io, mia moglie e l'altro mio figlio, chiaramente siamo finiti in quarantena. Tutta la famiglia in quarantena? Ma come avete fatto con il bambino piccolo, con il vostro bambino piccolo? Non è facile, anche perché noi viviamo in un piccolissimo appartamento con un bagno solo. E quindi all'inizio, i primi giorni, abbiamo cercato di rispettare le indicazioni dell'ATS, però mi crede, è molto molto dura, anche perché capisce che il bambino così piccolo è difficile spiegare tutta questa situazione, tenere le mascherine in casa, il bagno era uno solo, quindi dovevamo fare estrema attenzione durante i pasti, fare spesso e sempre i turni per le pulizie, disinfettare tutto, insomma, è stata un po' una cosa così. Mica così facile, diciamo. Lo dica a me, è stata molto dura. Io, mia moglie e anche i miei figli
stata una situazione un po' così. Comunque dopo una settimana anch'io ho iniziato a sentirmi poco bene e all'inizio mi è venuto un po' di febbre. Dopo la febbre si è alzata e mi sentivo molto stanco. E a quel punto lì chiaramente ho dovuto anch'io isolarmi al più presto e mi sono rinchiuso nella mia camera senza uscire più, uscivo solo per andare in bagno. E poi sei stato anche ricoverato però, giusto? Sì, purtroppo sì, perché questa da qui in poi è iniziato la situazione più dura, perché all'inizio pensavo che si poteva risolvere, invece nonostante le cure la situazione non migliorava. Quindi sono stato a casa fin quando ho potuto, avevo il saturimetro fin quando la saturazione appunto me l'ha permesso. Poi chiaramente sotto certi valori, come sanno tutti, è scattato il ricovero ospedaliero. Quindi sono stato alla fine 5 settimane ricoverato in ospedale e per fortuna Dio ha voluto che non sono andato in terapia intensiva. Ma ascolta, quali sono state un po' le difficoltà maggiori che hai avuto in questo periodo? La difficoltà maggiore sicuramente è stato allontanarmi da casa senza sapere se potevo e fare ritorno. Sicuramente la solitudine, il fatto di trovarsi da soli, di non essere insieme alla propria famiglia è stata la difficoltà più grande. Quindi, ripeto, soprattutto in quei giorni di ospedale pensavo se un giorno avessi potuto riabbracciare i miei figli e mia moglie che erano e sono la cosa più importante per me. E invece in ospedale che difficoltà hai incontrato? Cioè, com'è stata l'esperienza in ospedale? In ospedale, come ho detto prima, sei solo e ha paura. Questi sono i sentimenti che provi, la solitudine e la paura. Ogni tanto facevamo i medici, mi consentivano di sentirmi per telefono o di fare qualche videochiamata, però chiaramente solo per pochi minuti, perché io ero molto stanco e molto spossato e anche loro chiaramente hanno un sacco di pazienti da seguire. A questo punto volevo spendere una parola in favore degli operatori sanitari, i quali sono stati veramente delle persone gentili e premurose nei miei confronti, soprattutto molto, molto professionali, non solamente dal punto di vista appunto del loro lavoro, ma mi hanno aiutato anche dal punto di vista psicologico e tutto il resto. E la cosa che poi quando sono tornato a casa mi sono posto più frequentemente è che in questa situazione se sia appunto umanamente corretto lasciare per un periodo così lungo un malato da solo nell'oblio della paura, della sofferenza e della solitudine. Beh sì, e tu come hai affrontato un po' queste emozioni? Ripeto, pregando, avendo fiducia in Dio e ogni giorno tentando di resistere e di superare un ostacolo alla volta. Come qualcuno disse, una famosa frase, non aspettare che passi la tempesta, ma soprattutto impara a ballare sotto la pioggia. Caro signor Mattia, è così? Un antico detto recitava così: beata solitudo, sola beatitudo, beata solitudine, sola beatitudine. Ma all'inizio del libro della Genesi, dopo che Dio aveva creato l'uomo, disse: non è bene che l'uomo sia solo. Quindi la solitudine non è per nulla una beatitudine.
Possiamo dire a questo punto che esiste una solitudine negativa e una solitudine positiva. Una solitudine negativa che va combattuta e una solitudine positiva invece che va cercata. Guardiamole brevemente queste due solitudini. La solitudine negativa, che ci è nemica, è in fondo un sentirsi soli, una sentire questa solitudine anche dentro alla folla, anche in mezzo a tanta gente. Il Cardinal Martini aveva usato questa espressione, la folla delle solitudini. Ed è questo un atteggiamento, un'esperienza che possiamo fare anche in famiglia. Possiamo anche subire in famiglia la solitudine. Quando per esempio le relazioni mancano, pur vivendo insieme nella stessa casa, sotto lo stesso tetto. Quando manca l'ascolto, quando manca il dialogo, quando non ci si mette nei panni dell'altro, quando si parla senza conoscere. E in questa solitudine penso in particolare a due situazioni. La prima è quando qualcuno in famiglia sta vivendo un momento di fatica e di disagio e nessuno se ne accorge. Occorre mettersi proprio nello stato di saper ascoltare l'altro. Ci si può sentire soli anche in una famiglia ricca di presenze, di persone. Una seconda solitudine la vedo soprattutto in quei fratelli e sorelle che in questo tempo di pandemia sono morti a causa del Covid. Certamente accompagnati dalle cure premurose degli operatori pastorali, ma soli, isolati dagli affetti, soprattutto dagli affetti più cari, dagli affetti anche più desiderati. Penso anche ai nostri malati, che purtroppo non possiamo visitare in questo periodo e che sono sempre desiderosi di un incontro, di una parola, di una presenza. Ma dicevo che c'è anche una solitudine positiva, cioè una solitudine amica, vista non come una condanna, ma come una possibilità. Il bisogno, per esempio, di abitare con qualcuno che dà significato alla nostra vita. Ma per fare questo, per trovare questa solitudine, è fondamentale la ricerca del silenzio, che non è un tacere, un'assenza di parole, di gesti, di attenzioni, ma è un ascoltare, un cercare, un trovare una pienezza che non può venire da noi. Questo tipo di solitudine ci aiuta a gustare pienamente il silenzio e ci permette di vivere un'autentica comunione con quelli che vivono con noi. Chi non è capace di stare bene con se stesso, chi non è capace di stare da solo, potremmo dire, non riuscirà facilmente a vivere relazioni serene e mature con gli altri. Concludo questi pensieri con un brano tratto dal diario di Etty Hillesum, la quale scriveva: conosco due forme di solitudine. L'una mi fa sentire terribilmente infelice, perduta e quasi sospesa. L'altra mi rende forte e felice. La prima è sempre presente quando non mi sento in contatto con i miei simili, quando in genere non ho il benché minimo contatto con alcunché. Allora sono completamente tagliata fuori da tutti e da me stessa. Non afferro il senso di questa vita, né vedo ciò che unisce le cose, non avverto il mio posto in questa esistenza. Nell'altro tipo di solitudine mi sento invece forte e sicura, in contatto con tutti,
con tutto e con Dio, e so di poter affrontare la vita da sola senza dipendere dagli altri. In quei momenti mi sento parte di un tutto ricco di significato, immenso, e mi sembra di poter ancora dare molta forza anche agli altri. A conclusione desidero augurare a tutti, a tutte le nostre famiglie, un Natale sereno, ricco di una presenza che è quella del Signore, che è capace di scacciare la solitudine nemica ed è capace di valorizzare e apprezzare la solitudine amica. Buon Natale! Bene, ringraziamo chi ci ha dato una mano a realizzare questo incontro e Don Sergio per le sue parole e concludiamo con una preghiera. Gesù, ti presento tutte le tristezze, le angosce, gli affanni in cui tanto spesso mi trovo. Come sei apparso ai due discepoli di Emmaus lungo la strada ed hai rimesso la speranza nei loro cuori e sorriso sui loro volti, così vieni accanto a me. Infondi in me lo Spirito Santo, spirito di conforto e di gioia, di speranza e di forza. Amen. E nel darvi appuntamento a lunedì 11 gennaio con il prossimo incontro nel quale affronteremo il tema famiglia e lavoro, anche noi e la Commissione Famiglia della nostra comunità ci uniamo a Don Sergio nell'augurare a tutti voi un sereno Natale, capaci di riconoscere e accogliere, nel caso bussi alla nostra porta, solo la solitudine amica. Buonasera.